Eh no, un altro universo no. Zé Tokyo! Sì, padrone. Che cosa è successo nell'universo 37 adesso? Non lo so, padrone. A quanto pare si è manifestato qualcosa che ha scombinato l'ordine naturale della storia. Ma allora cosa serve essere un supremo se il primo che passa può mandarti in vacca le timeline? Ah, è già il quarto universo che è giusto. Vabbè, dobbiamo mandare qualcuno a investigare. Beh, il caos a quanto pare vuole questi. Sono quattro, vai nel loro universo, Zettocchio, e trova i corpi, incastraci le gemme, come al solito. Sì, padrone, certo, padrone. Lunga roccia, sei l'uomo di qui? Sì, sei Barik, giusto? Sì, sono Barik, figlio di Baruk. Piacere, nano. Mi hanno detto grandi cose di tuo padre. Che tipo era? Ma, mio padre, un vero nano, forte, coraggioso, scardinava porte. Insieme abbiamo sconfitto un grande mago. Però, purtroppo, una maledizione che ha contratto durante quel periodo lo ha portato nella grande forgia del cielo. L'abbiamo seppellito qui, fuori dalla città, nella cripta di famiglia. Lo andiamo spesso a trovare. Buonasera a tutti e benvenuti al TG Mafia. Partiamo subito con la notizia. Morto Jack Caracciuoli durante un raid alla famiglia mafiosa 'Ndrangheta, il galantuomo tentò di difendere la famiglia, ma ahimè fu freddato da quei caini della polizia. I funerali si terranno alla chiesa di San Clorinda Martire alle 10 di domani. Possa la sua anima essere sicaria anche nell'altro mondo. Un saluto a te, Jack. Siamo qui oggi per celebrare i funerali di Stato per i quattro coraggiosi Hunters scomparsi combattendo il male. Quindi domani celebreremo la giornata di lutto nazionale per questi quattro eroi: Drahas, Jean de Neval, Umo Guascon e il più innocente, il più amichevole, quello che poteva scappare, invece è tornato per difendere i nostri luoghi, le nostre case. Nimbo Roland. Domani quindi, alla grande cattedrale di St. Cuthbert, celebreremo questi eroi. Domani nessuno lavorerà, tutti andremo a porgergli onore. Ho capito, c'è bisogno di urlare. Salve! Salve, sei Aramis? Sì, Aramis. Guardi, da quando il capitano comandante, quello è Francisco, non c'è più. Caduto in un'imboscata degli assassini. Noi, mio fratello, beh, Portos, Tos, je puis parler en français, pour Francisco, ma noi siamo ubriaconi a cattare delle betole. E lui ci ha presi e ci ha detto: sì, diventate moschettini, com'era. Sì, bene, molto interessante, ma dove è sepolto? Ah, dov'è sepolto? Boh, cioè, mese pas sull'isola di Nantuk, sotto un ciliegio, sulla collina, lassù, sulla collina. Allora, o mi paghi da bere o torno a dormire. No, direi che hai già bevuto troppo, dormi pure, grazie. Ecco, bravo. A lei, a lei.